Ecco, riprendiamo allora il discorso. Noi abbiamo visto un anno molto importante per la storia del Granducato di Toscana, cioè il 1841, anno del terzo congresso degli scienziati. Un evento molto importante, soprattutto perché, come abbiamo visto, nel 1941 viene realizzata da parte dell'architetto Martelli la bellissima tribuna di Galileo, che poi andremo a vedere. Ma questo 1841 è un anno eccezionale. Abbiamo visto per la presenza degli scienziati, la realizzazione per esempio di una guida di Firenze, aggiornata con tutti gli ultimi dati, aspetti statistici, uno strumento che in un certo modo inquadra la realtà del tempo. Ma nel 1841 noi troviamo un contributo storico, e per noi questo è molto importante, di grande utilità. Non è uno strumento di particolare approfondimento, ma è uno strumento molto semplice, uno strumento di grande utilità per gli studi di storia della Toscana. L'autore non è uno storico di professione. L'autore amava molto la storia, ma di professione era un diplomatico tedesco che si chiama Alfred von Reumont. E Alfred von Reumont era l'incaricato di affari della corte tedesca di Prussia, praticamente presso il Granducato di Toscana. E Reumont, che aveva imparato perfettamente la lingua italiana, era uno studioso appassionato della storia fiorentina. E Reumont pensò di realizzare quello che lui avrebbe voluto desiderare per tutti: uno strumento semplice e pratico per rendersi conto a colpo d'occhio di tutti gli eventi. E lui preparò delle tavole cronologiche e sincrone della storia fiorentina. Vedete, tavole cronologiche e sincrone della storia fiorentina. Praticamente con questo grande formato furono pubblicate una sorta di album. E praticamente Reumont, che era di Aquisgrana, realizzò quello che per tanti anni era stato il sogno degli studiosi o dei curiosi di storia toscana, e presentò a un editore particolarissimo il frutto del suo lavoro. Chi ha stampato queste tavole? Viesse, cioè Viesse, grande protagonista della vita culturale con il suo gabinetto, che ben conosceva Reumont, che come tedesco frequentava quel gabinetto scientifico letterario, pubblica queste tavole. Ma come sono queste tavole? Apriamo a caso. Sono delle colonne, vedete delle colonne. Prima colonna, imperatori, papi, storia politica, storia letteraria, storia artistica, avvenimenti contemporanei. E in cima c'è l'anno 1522-1525.
Allora, fra il 1522 e il 1525, chi era imperatore? Carlo V. Chi era papa? Prima Adriano VI, poi Clemente VII. Ecco la storia politica, ecco la storia letteraria, ecco la storia artistica, ecco gli avvenimenti contemporanei. Per cui vedete, una persona che è curiosa dice: ma cosa avviene a Firenze in questo periodo? Prende questo libro e c'è tutto pronto. Prendiamo poi 1775-1786. Siamo alla fine del Settecento, imperatori Giuseppe II, papi Pio VI, storia politica, letteraria, artistica, avvenimenti contemporanei. Quindi vedete, uno strumento davvero importante. Poi questo strumento si apre naturalmente con anche degli alberi genealogici. Beh, qual è la famiglia di maggior rilievo nella storia fiorentina? I Medici. Ecco l'albero genealogico dei Medici. Però Roimont è interessato anche ad altre famiglie. Famiglie che hanno fatto la storia fiorentina, esponenti dell'alta aristocrazia fiorentina ormai. Albizzi, Capponi, Strozzi. Quindi vedete che questo strumento è uno strumento molto interessante, anche perché per la parte precedente all'avvento al potere dei Medici, quando praticamente il governo fiorentino, la signoria, aveva a capo un gonfaloniere di giustizia che cambiava di due mesi in due mesi, Roimont ha messo anche l'elenco di tutti i gonfalonieri di giustizia. Per cui noi abbiamo l'elenco di tutti i gonfalonieri di giustizia e naturalmente il periodo in cui questi gonfalonieri di giustizia sono stati in carica. Quindi questo strumento è uno strumento che nel 1841 è ancora una volta di corredo a questo grande evento, il congresso degli scienziati, tante personalità illustri a Firenze. Ecco una guida, ecco un sunto pratico degli eventi della storia fiorentina, ma anche, vedete, il contributo di Roimont è interessante, della cultura italiana. E Roimont è veramente un uomo affascinato dall'Italia. Ma questo 1841 è un anno molto importante per questi che vengono a Firenze, per questi scienziati, poi i loro familiari. Non poteva mancare, oltre ad un testo come questo di storia, un testo pratico. Le persone potevano aver bisogno di fare delle spese, di fare degli acquisti, e viene stampata una edizione in formato migliore, più pratico, tascabile. Vedete, si può mettere tranquillamente in tasca e girare l'indicatore fiorentino per l'anno 1841. E cos'è questo indicatore? Noi abbiamo visto un'altra edizioncina dell'indicatore. Praticamente si incomincia con il calendario dell'anno, e poi c'è l'elenco di tutte le attività. E questo è uno strumento
veramente pratico. E c'è una novità a Firenze di cui ho accennato, questo negozio che è una somma di negozi in via, quella che oggi è via Calzaioli, e si chiama Bazar Bonaiuti. Quello che voi vedete oggi al posto del Bazar Bonaiuti è Coin, per darvi un riferimento odierno. Questo Bazar Bonaiuti era stato realizzato da un architetto, Bonaiuti, per suo padre che era un commerciante. Questo elegante e utile stabilimento, che sorge nel più bel centro di Firenze, di segno e opera del signor Telemaco Bonaiuti, architetto, appartiene ai signori Carlo Bonaiuti e figli ed ebbe vita il 15 novembre 1834. Ci dà proprio tutte le notizie. Il medesimo si compone di 32 botteghe di vendita e traffici di vario genere. Ecco il prospetto. E qui ci indica l'indicatore, ovviamente, tutte le botteghe che fanno parte del Bazar Bonaiuti. Bottega numero 1. Vendita di guanti di tutte le qualità, cappelli di paglia, cappelli di tutte le qualità, vendita di frange, galloni e guarnizioni, berretti di pelle, panno, manicotti di pelle, assortimento di mobili di ogni genere, legature di libri, chincaglierie, articoli di tappezzeria, fiori artificiali, carta di Francia per uso di stanze, specchi, tappezzeria, ornamenti in bronzo, caffè, di nuovo vendita di cappelli di pelo. Praticamente era una sorta di grande magazzino che sorgeva in via Calzaioli. Ma l'indicatore si sofferma su tutte le attività, attività che oggi non esistono più. Per esempio, uno andava a mangiare, si macchiava il vestito. Dico una cosa semplicissima. Allora, una voce dell'indicatore, che oggi noi non troveremmo mai, leva macchie. Cioè c'era un apposito servizio, leva macchie, e c'è uno famoso, smacchiatore francese, addirittura smacchiatore francese, il quale leva le macchie ai vestiti e rimette al suo primiero lustro i medesimi. E dov'era? In via Panzani. Noi sappiamo, c'è anche il numero civico 4654. Ma questa era indubbiamente una specialità francese. Troviamo anche una signora, Giovanna Bernard, anche lei lava macchie, via della Vigna Nuova. C'è anche Caterina Picchi, smacchiatora di panni di lana, scialli, drappi di seta di tutti i generi, via dei Pilastri. C'è anche Ferdinando Vaghi, professore, chimico tintore privilegiato, che riesce a togliere ogni macchia secondo l'uso del Brasile. Chissà quale l'uso del Brasile. Quindi vedete, è indubbiamente tutto un mondo molto singolare. Poi naturalmente ci sono fabbri, falegnami, marmisti, intagliatori,
formatori in gesso, liquoristi, c'è anche poi quella che è la vita sanitaria, levatrici, dentisti, veterinari e così via. Quindi vedete degli strumenti molto molto interessanti, ma questo 1841 è un anno importantissimo per una realizzazione che coinvolge direttamente chi abitava in questo palazzo. Voi all'ingresso del Palazzo Fenzi vedete sul portone d'ingresso una locomotiva, perché i banchieri Fenzi che avevano questo palazzo furono fra i finanziatori della ferrovia Firenze-Livorno. Ebbene, nel 1841 viene realizzato, già 1841, il progetto della ferrovia. Il progetto della ferrovia è pronto e viene pubblicato. Questo è l'aspetto interessante. Viene pubblicato, però viene pubblicato a Parigi. Chemin de Fer Leopold. È la ferrovia Leopolda, come viene chiamata, ferrovia Leopolda. Vedete, è un breve libretto. Chemin de Fer de Florence a Livorno. Ferrovia da Firenze a Livorno. Vedete la grande differenza: il Regno di Napoli indubbiamente è stato il primo a realizzare una ferrovia, la Napoli-Portici. La grande differenza è che la ferrovia Napoli-Portici era una ferrovia privata per il re di Napoli per andare in vacanza a Portici. Viene quindi realizzata una ferrovia che è una sorta di giocattolo per la corte, mentre a Firenze si progetta già nel 1841 la Firenze-Livorno per unire il porto alla capitale. Quindi una mentalità completamente diversa. E protagonista della realizzazione sarà Fenzi, che contribuirà economicamente a finanziare l'iniziativa. Nel testo ci sono tutte le caratteristiche della struttura, della costruzione, della realizzazione della ferrovia, e per quella ferrovia furono utilizzate essenzialmente maestranze inglesi, perché erano gli unici depositari della tecnica della costruzione ferroviaria. Questo piccolo libretto, vedete, un piccolo libretto che con vezzo tipografico ha addirittura nel fondo dei vagoni ferroviari, è molto importante perché in queste poche pagine viene inserito il progetto della ferrovia. Il progetto della ferrovia 1841, quindi voi vedete che quest'anno è un anno straordinario. Ecco il progetto della ferrovia Firenze-Livorno. Quindi noi possiamo vedere già nel 1841 come la ferrovia era stata progettata, sarà poi aperta di fatto nel 1848. Quindi passano molti anni e questa ferrovia inizia da Firenze, passa sotto San Miniato, Montelupo, Empoli, arriva a Pontedera, arriva poi Cascina, Pisa, e da Pisa prosegue a Livorno. È un tracciato che in parte è stato poi realizzato ed è la ferrovia che ancora oggi
noi sostanzialmente facciamo. Quindi vedete come il Granducato di Toscana in questi anni è estremamente interessante proprio perché si lega alle maggiori novità. Questo è un aspetto molto bello, soprattutto perché noi vediamo il trionfo della scienza. Trionfo della scienza che si manifesta in vario modo anche con le maggiori conquiste tecnologiche, come è appunto la ferrovia. Ma mi scusi, come mai l'hanno pubblicato a Parigi? L'hanno pubblicato a Parigi perché la società che fu incaricata di curare era una società francese e quindi la cosa venne presentata già a Parigi come un esempio di collaborazione internazionale. Inghilterra, Francia, Toscana. E questo è un altro aspetto interessante di queste collaborazioni che nascevano in questi anni. C'è una versione anche in italiano? No, fu pubblicato in francese, sì, sì. Però questo è già importante. Ma noi a quale mondo ci rivolgiamo? Beh, voi cosa siete? Degli studenti universitari. E com'era, questo può essere curioso, il programma dell'università? Cioè uno studente che si iscriveva all'università, come voi, aveva una guida dello studente? Nel passato certamente ce l'aveva, doveva avercela. E veniva pubblicato nella sede universitaria di riferimento un piccolo prontuario per avere un'idea dei professori, delle lezioni e soprattutto degli orari. Quindi uno studente doveva avere uno strumento. Questo strumento dell'università più importante, l'università di Fisa, era un opuscoletto, vedete, brevissimo. Questo opuscoletto iniziava naturalmente con un omaggio al Granduca Leopoldo II. Questo è il programma dell'Università di Fisa dell'anno 1841. Perché noi dobbiamo vedere bene questo anno, che è un anno molto importante. E da chi viene inaugurato l'anno? E da chi sarà inaugurato l'anno? Dal rettore, no? E voi sapete che c'è sempre un rettore dell'università. Il rettore oggi viene eletto dal corpo accademico, ha una carica che dura un certo numero di anni, ma nel passato chi era il rettore dell'università? Questo è un aspetto molto interessante. Per esempio, chi era il rettore dell'università più importante di Fisa? L'università appunto di Fisa. Chi era il rettore? L'arcivescovo di Pisa era il rettore della università. Quindi non c'era nessuna elezione del rettore. L'arcivescovo di Pisa era automaticamente rettore dell'università. Che vuol dire questo? Le lauree, ancora oggi, le lauree che voi conseguite, da chi sono firmate materialmente? Da chi sono rilasciate? Dal rettore. Ma le lauree di Pisa da chi erano rilasciate? Dalla curia pisana, dall'arcivescovo di Pisa. E nel 1841 chi era arcivescovo? Giovan Battista Parretti.
L'arcivescovo di Pisa aveva una giurisdizione impressionante dal punto di vista ecclesiastico. Ce lo dice, elencando i suoi titoli. L'arcivescovo di Pisa non aveva Pisa, il territorio pisano. Sarebbe stato poco, pochissimo. Cosa aveva l'arcivescovo di Pisa? Per antica tradizione aveva due isole anche, ma non due isolette, la Corsica e la Sardegna. Cioè la giurisdizione dell'arcivescovo di Pisa era la Corsica, la Sardegna e il territorio pisano. Quindi voi capite subito il peso dell'arcivescovado di Pisa, un peso che era internazionale, perché nel 1841 di chi era la Corsica? Della Francia. Ma la Francia aveva il controllo dell'autorità ecclesiastica sull'isola? No, ce l'aveva Pisa. Vedete come è importante questo aspetto? Per cui Giovan Battista Parretti, che era arcivescovo di Pisa, Insularum Corsicae ac Sardiniae primate, era anche la massima autorità religiosa della Corsica e della Sardegna. Come era la guida? In quale lingua? In latino. Cioè tutti gli studenti dovevano conoscere perfettamente la lingua latina. Uno studente universitario del passato doveva conoscere perfettamente la lingua latina. E come sono indicate le varie discipline? Sono indicate secondo un criterio alfabetico in parte. Prendiamo una disciplina che è vicina a voi, storia e archeologia. Chi insegnava nel 1841 storia e archeologia è un personaggio che noi abbiamo già incontrato, il grande protagonista della spedizione in Egitto, il massimo egittologo Ippolito Rosellini. Eccolo qua, Ippolitus Rosellini Pisanus. Poi ci sono i titoli, perché tutti i professori erano elencati con i loro titoli, ma non titoli accademici, i loro titoli onorifici. Equus ordinum aquile rubre borussi. Praticamente aveva ricevuto l'ordine dell'aquila rossa della Russia. Era titolare anche della Legionis Honoris Gallicae, della Legion d'Onore francese. E lui cosa faceva come corso? Origines celebriorescue greche historiae etates. Faceva un corso di storia greca. E quando insegnava Die Saturni di sabato, ora accademica postrema, alla fine della mattinata. Cioè gli studenti sapevano se volevano frequentare le lezioni del Rosellini dove andare di sabato. Prendiamo storia della filosofia. Chi insegnava storia della filosofia? Silvestro Centofanti. E lui, historiam philosophiae ab originibus ad tempora nostra. Un quadro dalla filosofia greca ai giorni nostri. E lui in quali giorni insegnava? Martis et Iovis, martedì e giovedì, ora quinta.
alle 5, diciamo, sostanzialmente. E noi abbiamo quindi, attraverso questi libretti, un quadro interessantissimo della realtà accademica. Per esempio, se voi prendete i libretti dell'Università di Pisa, se voi prendete i libretti dell'Università di Siena dei vari anni, voi avete il quadro dei vari docenti. E a medicina, chi insegnava per esempio a Pisa clinica medica, troviamo il maggior medico che opera anche a Firenze, a Santa Maria Nova, a cui è stata dedicata poi la strada, Bufalini. Mauritius Bufalini Cesenas, Equesordinum Divi Giosefi e Divi Stefani. Lui era cavaliere di San Giuseppe e di Santo Stefano, sempre mettevano. E lui insegnava singulorum morborum ad alectum e grotantium, singole malattie al letto dei malati. Faceva proprio esercitazioni pratiche in ospedale al letto dei malati. E quindi attraverso questi testi noi possiamo avere un quadro d'insieme, vedete, delle varie realtà universitarie. E con il 1841 noi vediamo anche un importante contributo per diffondere sempre di più e ramificare la vaccinazione contro il vaiolo. Nello stesso 1841 un medico, Luigi Calosi, fa, attraverso un breve opuscolo, un quadro sulla vaccinazione praticata da 7 anni e mezzo nell'imperiale reale spedale degli innocenti di Firenze, cioè l'ospedale degli innocenti, dove erano i bambini abbandonati, era sempre stato un bacino di sperimentazione per certi aspetti, e la vaccinazione contro il vaiolo nell'ospedale degli innocenti era praticata comunemente con ottimi risultati. Tutto questo per far sì che questi fiorentini fossero sempre più convinti della necessità della vaccinazione contro il vaiolo. Anche in questo caso noi vediamo annesse delle tavole di tipo statistico per indicare quali soggetti erano stati vaccinati, l'esito, eccetera, eccetera. E chi praticava la vaccinazione aveva un piccolo manuale che era stato pubblicato nel 1822 da un medico che noi abbiamo incontrato. Quale medico aveva pubblicato questo pratico manuale? Quello che aveva denunciato nel 1839 la povertà come causa primaria delle malattie, cioè Giacomo Barzellotti, che nel primo congresso degli scienziati aveva fatto questa clamorosa denuncia, morendo al momento dell'apertura dei congressi. E lui aveva pubblicato nel 1822 una istruzione sul modo di praticare l'inoculazione del vaiolo vaccino. Vedete, è molto ben specificato. Vaiolo vaccino. Istruzione sul metodo di inoculare il vaiolo vaccino. Questo è un aspetto molto bello, perché l'inoculazione del vaiolo era iniziata a Firenze alla metà del Settecento con Giovanni Cargioni Tozzetti. Ma quale vaiolo veniva inoculato? Il vaiolo umano, cioè si prendevano da malati di vaiolo delle pustole, e questi frammenti di pustole venivano,
attraverso delle incisioni che erano praticate nelle braccia dei bambini inserite. Quindi veniva una forma di vaiolo, sia pure modesta, controllata, e immunizzava proprio perché venivano creati dall'organismo degli anticorpi, per cui praticamente non si sarebbe più presa questa malattia. Un bravissimo medico inglese alla fine del Settecento, Edward Jenner, si rende conto, essendo un medico di campagna, che esiste una forma di vaiolo che colpisce le mucche. E questo vaiolo, essendo la mucca pelosa, attacca una parte della mucca che è scoperta, le mammelle. E questo vaiolo delle mucche colpiva soprattutto i piccoli contadini che mungevano queste mucche. Ovviamente una mucca era preziosa, un valore molto alto, anche se aveva il vaiolo. Veniva lasciata, veniva munta e questi bambini contraevano il vaiolo. Un vaiolo delle mucche. Jenner ebbe un'idea straordinaria. Ma questo vaiolo delle mucche, che era un vaiolo meno virulento di quello umano, immunizzava come il vaiolo umano? Cioè si poteva mettere nelle ferite al braccio pustole di vaiolo delle mucche e non di uomini per ottenere lo stesso risultato? Lui provò, riprovò, sperimentò e si rese conto che avveniva una uguale immunizzazione. Quindi si iniziò una pratica importantissima, non più inoculazione di vaiolo umano, ma inoculazione di vaiolo di mucche. Ma le mucche come si chiamano? Vacche. E quindi come si chiama questa pratica da allora? Vaccinazione. Vedete? Cioè la vaccinazione che noi oggi intendiamo come un fenomeno di carattere generale che riguarda tutte le patologie, nasce in modo specifico come inoculazione del vaiolo vaccino. E difatti Barzellotti cosa dice? Vaiolo vaccino, vaiolo vaccino. Voi siete tutti molto giovani e quindi non avete avuto la vaccinazione contro il vaiolo. Io che sono tanto più vecchio ho avuto la vaccinazione e quindi io posso, ho due segni sulla spalla sinistra dove mi è stato inoculato che cosa? Il vaiolo vaccino, vedete? Il vaiolo vaccino. Fortunatamente da tanti anni non ci sono più nel mondo casi di vaiolo e quindi la vaccinazione praticamente non viene più praticata. Il vaiolo però, come forse ben saprete, è vivo e verde, conservato negli arsenali militari dei maggiori stati del mondo. America, Russia, Cina, dove ci sono depositi di germi, depositi di batteri pronti per essere utilizzati. Con uno degli aspetti più terribili che siano stati escogitati, la guerra batteriologica e chimica. Fortunatamente tutto questo non è utilizzato, però se oggi si volesse diffondere nuovamente il vaiolo, è lì. Chi morrebbe con il vaiolo? Non i vecchi che sono stati vaccinati, tutte le persone più giovani. Prenderebbero, non tutti morirebbero naturalmente, però contrarrebbero il vaiolo. Dunque, Barzellotti aveva realizzato un manuale pratico che è rimasto a lungo in uso, perché questo manuale è un manuale bellissimo. Manuale bellissimo, e anche questo cos'è? È un librettino, vedete? Librettino semplicissimo,
Però questo librettino si fonda, prima di tutto c'è una descrizione di come deve procedere il medico e poi c'è l'immagine del risultato. Allora, ecco il braccio, si incomincia dopo l'inoculazione a vedere la ferita che si arrossa. Vedete, i due punti sono rossi. E cosa ha fatto Barzellotti? Terzo giorno, quarto giorno. Poi, quinto giorno, sesto giorno. È come un film. Noi vediamo giorno per giorno quello che si verifica. Sesto giorno, settimo, ottavo, vedete la ferita che si allarga sempre di più, nono giorno, decimo giorno, ecco il vaiolo in atto praticamente, undicesimo, dodicesimo. Quindi vedete l'utilità di questo manuale, un medico aveva il quadro, sarà così, 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 così. Dodicesimo, ecco che si forma ormai la crosta. Tredicesimo, quattordicesimo, vedete sta seccando, ecco la crosta, tredicesimo, quattordicesimo e... con il quindicesimo giorno è sempre più secco e qui ventesimo giorno la crosta è cascata e la ferita è rimarginata. Quindi quanto tempo ci voleva per completare il ciclo? 20 giorni. Voi pensate a questo metodo. Questo metodo cos'è? È il frutto dell'illuminismo che ancora si mantiene, cioè la scienza resa alla portata di tutti attraverso l'evidenza, attraverso ciò che è più semplice, un metodo visivo. Ma allora come si realizzavano queste tavole? Praticamente si potevano stampare con questi colori? No, venivano acquarellate a mano. Praticamente c'erano dei mestieranti che la tavola era stata stampata con questo colore seppia, vedete, per renderla più evidente, e loro coloravano con un po' d'acquerello in modo da rendere visivo tutto questo. Quindi molto importante ancora in questi anni è la lotta contro il vaiolo, la vaccinazione contro il vaiolo. Siamo ormai arrivati ad un altro anno molto importante, anche se meno significativo, che è il 1842. E c'era stato il congresso degli scienziati a Pisa. Insomma, questi scienziati ormai erano una realtà importante. 39 Pisa, 40 Torino, 41 Firenze. Cioè, questi incontri erano degli incontri che non solo erano straordinariamente importanti dal punto di vista scientifico, anche perché ogni incontro era poi caratterizzato da una pubblicazione, importantissima, gli atti del congresso. E questi atti dei congressi sono dei volumi non indifferenti di tutte le discipline, un quadro d'insieme degli studi in Italia. Quindi praticamente vedete il significato di questi congressi. Gli atti parlavano chiaro. Questi scienziati come erano prima di tutto? Italiani. E questi atti come erano? Erano atti italiani. Chiaramente i congressi degli scienziati finiscono per assumere sempre più un connotato politico,
Proprio perché in questi anni quale ideale serpeggia e si manifesta sempre di più? È quello risorgimentale. Per cui la scienza come mezzo di unione, come mezzo di progresso, un progresso che può avvenire in un paese attraverso la comunicazione, attraverso la diffusione di notizie, attraverso la sperimentazione. La scienza come legame culturale, politico, come mezzo di evoluzione e di emancipazione. Difatti le potenze che vedevano con più sospetto, tutto sommato, queste riunioni erano quelle che miravano a una maggiore conservazione, lo stato della Chiesa da un lato e l'Austria dall'altro. Però anche l'Austria, per le pressioni esercitate, soprattutto a livello universitario, si apre. Si apre. E qual era l'università in Italia più importante che aveva l'Austria? Perché l'Austria cosa aveva in questi anni? Aveva un territorio importantissimo. Aveva la Lombardia e il Veneto, che costituivano un'unica regione di fatto, cioè il Lombardo-Veneto. E qual era l'università più importante nel Lombardo-Veneto? L'università più importante per tradizione antica era Padova, che era l'università della Repubblica di Venezia. C'era anche Pavia, che era un'importantissima università, che era l'università del vecchio Stato di Milano. Però la fama di Padova era indubbiamente una fama maggiore. E noi vediamo, per le spinte che vengono esercitate, il congresso degli scienziati a Padova. E questo è molto importante, perché in un certo senso anche l'Austria deve fare i conti con il mondo della scienza. L'Austria cerca di controllare il più possibile questi scienziati, questo congresso, ma questo congresso di fatto viene realizzato. E noi dobbiamo ora incontrare un altro strumento curioso di questi anni lontani, un altro strumento che era a disposizione delle corti, che era a disposizione delle università, che era a disposizione dei privati che volevano essere costantemente aggiornati sulle novità. È un altro almanacco. Noi abbiamo visto l'almanacco toscano, dove venivano registrate tutte le caratteristiche dell'amministrazione della Toscana. Tutti gli anni veniva realizzato, quindi noi troviamo nel 41, nel 42, eccetera, eccetera, dove ci sono tutti i funzionari. Ma se uno voleva avere un quadro, per esempio, degli stati del mondo, se uno voleva avere delle notizie più aggiornate delle varie dinastie, quale strumento utilizzava? Utilizzava questo strumento. Vedete, è un altro librettino più che tascabile, questo uno lo poteva portare in viaggio. E questo librettino tascabile ha un nome famoso, che è diventato poi proverbiale. Almanacco di Gotha. Voi sentite nominare, dice, è entrato nel Gotha. E che significa? Essere inseriti nell'almanacco. Ora è diventato proverbiale, dice, è nel Gotha degli artisti, è nel Gotha degli scrittori. Cioè, il termine Gotha oggi rappresenta una sorta di identificazione con un'elite. Ma cos'è Gotha? Una cittadina. Una cittadina di uno stato tedesco, della Sassonia. Una cittadina della Sassonia, dove veniva stampato questo librettino.
perché qui nella copertina, che poi potete vedere meglio, c'è uno stemma con delle strisce. E questo stemma con delle strisce cos'è? È lo stemma della casa regnante di Sassonia. Una casa importante, come si chiamava la casa regnante della Sassonia? Sassonia, Coburgo, Gotha. Una casa che è ancora oggi viva e verde, anche se la casa Sassonia, Coburgo, Gotha ha in un certo modo cambiato in uno degli stati più importanti dove si è affermato. Perché Alberto di Sassonia, Coburgo, Gotha, in questo periodo, un po' prima, chi aveva sposato Alberto di Sassonia, Coburgo, Gotha? Vittoria d'Inghilterra. Poi se andate a Londra trovate il bellissimo museo Victoria and Albert Museum. Ma questo Albert, chi è? Alberto di Sassonia, Coburgo, Gotha. Quindi questa casa entra nella casa regnante d'Inghilterra. Ma la casa regnante d'Inghilterra, che era Sassonia, Coburgo, Gotha, dopo il matrimonio con Alberto, nella prima guerra mondiale, visto che si era contro i tedeschi e che la famiglia era Sassonia, Coburgo, Gotha tedesca, la casa regnante inglese pensò bene di cambiare cognome. Come si chiamano i Sassonia, Coburgo, Gotha d'Inghilterra oggi? Voi lo sapete. Windsor. Ma il cognome Windsor cos'è? È un cognome inventato nella prima guerra mondiale per motivi di opportunità politica. Ed è arrivato fino ad oggi. Voi sentite parlare della casa Windsor, ma la casa Windsor, come voi capite bene, è una casa giovanissima, molto giovane. Lo stesso ha fatto anche il marito di Elisabetta II, il principe Filippo di Edimburgo. Come si chiamava? Anche lui aveva un'origine tedesca. Il suo vero cognome era Battenberg, Filippo di Battenberg. Ma anche lui ha combattuto contro i tedeschi nella seconda guerra mondiale e ha pensato bene di cambiare, semplicemente traducendo, Berg e Monte in tedesco, Battenberg. E lui come si chiama? Mount Batten. Vedete? Monte Batten in tedesco e in inglese. Quindi come si chiama oggi Filippo di Edimburgo? Mount Batten. Ma non si chiama più Battenberg. Ecco, questi adattamenti sono curiosi nella storia. Ecco l'almanacco di Gotha. Attenzione agli occhiali. Eh? Attenzione agli occhiali, stanno per cadere. Ah, grazie. Bravissimo. Ma l'almanacco di Gotha. E questo almanacco di quand'è? 1842. Quindi noi siamo arrivati all'anno 1842. E questo almanacco era un almanacco interessante, molto fitto. Veniva stampato in tedesco, all'inizio veniva stampato in tedesco, poi si resero conto che la lingua tedesca era un po' ostica. E qual era la lingua ufficiale della cultura, della diplomazia? Il francese. E quindi com'è stampato? In francese. E ci sono anche alcune immagini che le persone volevano anche vedere un po' questi personaggi e come si apre. Naturalmente è un almanacco internazionale e quindi si rende omaggio a tutto il mondo. E questo che vediamo qui è Guglielmo II, re d'Olanda. Guglielmo II, re d'Olanda, non compare la Germania spesso, ci sono altri.
E se noi sfogliamo e cerchiamo qualche altra immagine, chi vediamo? Vediamo questo giovinetto. E chi è questo giovinetto? Pedro II, imperatore del Brasile. Perché qui si abbraccia tutto il mondo. E se noi vogliamo vedere, ecco, compare anche una signora con una bellissima acconciatura, vedete, una posa leziosa mentre si tocca il mento. E chi è? Maria Alexandrovna, granduchessa di Russia. Quindi ci sono questi dati, e se noi andiamo a vedere cosa troviamo, quello che a noi ci interessa di più, Toscana. E naturalmente c'è. E quindi ci troviamo Leopoldo II, Giovanni, Giuseppe, Francesco, Ferdinando, Carlo. Ecco i nomi di Leopoldo II, del Granduca. Come si chiamava? Leopoldo, Giovanni, Giuseppe, Francesco, Ferdinando, Carlo. Con i suoi titoli: principe imperiale d'Austria, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana. Nato il 3 ottobre 1797, successo a suo padre, il granduca Ferdinando III, nato il 6 maggio 1769, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono i figli di primo letto, i figli di secondo letto, cioè il quadro d'insieme. E quindi vedete, erano degli strumenti molto interessanti per avere un'idea della realtà. Ma nei vari stati non solo si parlava dei sovrani, si parlava anche dell'amministrazione. 1842, Consiglio Reale di Stato, di Finanza e di Guerra. E chi era consigliere? Vittorio Conte Fossombroni. Quindi noi abbiamo subito. Poi chi troviamo al vertice dello Stato toscano? Neri dei Principi Corsini, direttore della Cancelleria Reale di Stato. Francesco Ciampini, consigliere privato. Giuseppe Power, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè l'apparato burocratico più importante veniva registrato. Quindi voi capite che questi manualetti erano molto importanti. E qui poi cosa c'è? Corpo diplomatico a Firenze. Corpo diplomatico a Firenze. E chi troviamo? Per esempio, corpo diplomatico a Firenze, Prussia, il regno di Prussia. Il regno di Prussia aveva come ambasciatore in Toscana il conte de Waldburg-Truxes, ma chi era il consigliere di affari? E noi l'abbiamo già incontrato, Alfred von Roymont. Quindi risulta chiaramente dall'almanacco di Gotha l'incarico, e Alfred von Roymont è naturalmente l'autore delle tavole cronologiche e sincrone. Quindi vedete come tutto poi torna e come si riesce a vedere e ricontrollare le varie cose. 1842, anno interessante anche quello, e noi possiamo ritrovare che cosa? L'Università di Pisa. Ecco il libretto del 1842. 1842, Leopoldo II, Giovan Battista Parretti,
eccetera, eccetera, e noi troviamo la gran parte degli stessi professori, salvo pochi cambiamenti. Quindi noi possiamo seguire sostanzialmente anno per anno quello che avviene anche nel mondo universitario e vedere meglio le successive evoluzioni. 1842, anno molto importante per una disciplina che aveva sempre più peso in Toscana, per la chimica. La chimica toscana si afferma sempre di più per tutte le manifestazioni che ne conseguono, e viene pubblicato a Livorno nel 1842 un testo molto importante. La chimica si configurava come disciplina all'interno di una disciplina che, secondo la tradizione antica, compendiava tutto il sapere, la filosofia, che era anche filosofia della scienza in un certo senso, e vengono tradotte da un bravissimo chimico che avrà poi un peso straordinario in Toscana, Giuseppe Orosi, le lezioni di filosofia chimica. Vedete, lezioni di filosofia chimica di uno dei maggiori chimici francesi, che fa parte del Collège de France, Dumas. E le lezioni del chimico Dumas sono tradotte dal francese in italiano da Orosi, e Orosi sarà uno dei grandi maestri della chimica toscana e professore all'Università di Pisa a lungo. 1842 vengono pubblicate in questo piccolo libretto queste lezioni, che saranno poi una rivoluzione nella chimica toscana, con particolari interessanti dei vari prodotti, delle reazioni e degli utilizzi dal punto di vista pratico. E questo 1842 è molto interessante anche per un altro contributo storico, che è legato a uno dei grandi protagonisti della storia passata. Perché ancora di chi si parla? Tanto, tantissimo, di Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte è sempre presente, e viene pubblicato proprio a Firenze un'opera curiosa, ne è autore uno storico minore che si chiama Luigi Giovannini, 1842, Atlante militare di Napoleone Bonaparte, in due volumi. Naturalmente non si manca di mettere un'immagine dell'imperatore. E Giovannini a cosa ha guardato? Ebbene, cosa ha fatto Roimont? Ha fatto tavole. Tavole che a colpo d'occhio si possono vedere. E cosa fa? Tutte tavole relative alle battaglie. Noi praticamente possiamo seguire le varie battaglie napoleoniche attraverso queste tavole, che sono delle tavole sintetiche, dove c'è, per le varie campagne, per esempio Marengo, la battaglia di Marengo,
anno 1800, ci dice: ufficiali che si sono distinti, francesi, austriaci, mese e giorno. La battaglia di Marengo quando viene combattuta? Il 14 giugno 1800. E qui c'è la descrizione della battaglia. In modo da avere un quadro d'insieme. E praticamente noi possiamo vedere le varie battaglie di Napoleone e individuare tutte le caratteristiche di questi scontri. Un manuale per ricostruire le campagne napoleoniche e la personalità di Napoleone. Quindi vedete, questi due anni, 1841-1842, sono anni molto importanti per i progressi scientifici, tecnologici, ma anche per gli studi storici, proprio perché noi troviamo dei testi che hanno segnato la storia della Toscana, soprattutto il testo di Roimont. Il testo di Roimont, pubblicato nel 1841 da Wiese, è stato ristampato in anastatica circa 10 anni fa dalla Cassa di Risparmio di Firenze, la quale però ha donato ai correntisti questo volume, non suscitando particolare entusiasmo, perché le persone che volevano vedere immagini, soprattutto opere d'arte, sono trovate tavole statistiche che certo non interessavano moltissimo. Però è stata un'opera meritoria riproporre Roimont in anni vicini e far capire l'importanza anche della pazienza certosina di questo addetto d'affari prussiano, che praticamente ha passato anni della sua esistenza a raccogliere su schede tutti gli eventi e poi a stamparli. Io mi fermo qui, avete delle domande, delle curiosità?